Nelle paludi vive uno strano uccello con uno zoccolo olandese al posto del becco. Emette un lamento acuto per comunicare ad altri becchi a scarpa che quello è il suo territorio. I suoi inquietanti richiami si aggiungono ai ruggiti dei dinosauri in lontananza. Ovviamente non sta cacciando dinosauri, ma serpenti, pesci, lucertole e rane tra le canne. Questo uccello ha continuato a sopravvivere anche quando i dinosauri si sono estinti. I reperti fossili del becco a scarpa risalgono a 65 milioni di anni fa e oggi continua a cacciare in ambienti di questo tipo. Un tempo il suo habitat era più ampio. Oggi questo uccello vive solo in alcuni paesi africani. Il becco a scarpa può essere alto fino a 1,5 metri e le sue ampie ali gli permettono di librarsi in volo sulle pianure. Ma la caratteristica principale del becco a scarpa è ovviamente il becco, il cui aspetto preistorico è rimasto immutato per secoli. Il suo enorme becco sporgente può misurare fino a 23 cm, il che lo rende il terzo becco più grande tra tutti gli uccelli viventi. La parte superiore del becco ha l'estremità affilata, perfetta per catturare prede. Con una sola beccata le tramortisce istantaneamente. Ha una vasta gamma di cibo a sua disposizione ed è conosciuto come uno degli uccelli più spaventosi. Il suo modo di cacciare è ancora efficace come lo era milioni di anni fa, cosa che ha reso possibile la sua sopravvivenza. Si nutre principalmente di animali acquatici, pesci, rane, lucertole e persino piccoli coccodrilli. Insomma, ha sempre avuto molte opzioni nel suo buffet All You Can Eat. Inaspettatamente, con gli esseri umani sono piuttosto tranquilli. Ecco perché piacciono molto a chi pratica bird watching. Questo peperino se ne sta lì, calmo, a fissare l'obiettivo, come a dire: ho visto cose peggiori di te. In agguato sott'acqua, in molti paesi del mondo, nascosto tra le secche, c'è un altro cacciatore infido. Ti presento il coccodrillo marino. Capisci che è antico dal suo aspetto. Eh sì, è qui da oltre 240 milioni di anni. Un tempo erano più grandi e hanno sempre abbattuto tutto ciò che gli si avvicinava troppo, persino i dinosauri. Sono sopravvissuti a molti eventi catastrofici, adattandosi di volta in volta. Hanno quindi continuato ad evolversi, diventando i sopravvissuti per eccellenza ai giorni nostri. Questi coccodrilli rimangono nel loro territorio, aspettando che siano le prede ad avvicinarsi, esseri umani inclusi. Crescono fino a 6 metri e hanno un morso più potente di quello di qualsiasi altro animale, 30 volte più potente del tuo, per dire. Tutto ciò che finisce nella sua gabbia dentata non ne esce più. Ha scaglie e armature che lo proteggono, e non c'è animale sulla terra che possa cacciarlo. Sì, questo coccodrillo è il predatore all'apice della catena. Come dice il nome, si è anche adattato all'acqua salata, grazie alle sue ghiandole saline, caratteristica che i suoi cugini alligatori non possiedono. Così, questi coccodrilli riescono a nuotare per lunghe distanze in mare aperto. Le loro rotte seguono le correnti oceaniche. Non hanno paura di solcare acque infestate dagli squali. Nemmeno il grande squalo oserebbe metterglisi contro. Possono percorrere distanze fino a 630 km e possono raggiungere velocità di 30 km orari. Un altro motivo per non fare il bagno in mare, che dici? La prossima creatura della nostra lista è in giro da 145 milioni di anni. Questi piccoli esserini fastidiosi si nutrono di animali dal corpo caldo. Riesci a indovinare di chi sto parlando? Dei pidocchi. I pidocchi si sono sviluppati nel Cretaceo e una volta si nutrivano di dinosauri. Poi hanno continuato a infastidire la maggior parte delle specie. Attualmente ci sono 5.000 diverse specie di pidocchi, ognuna con una predilezione per un animale diverso. Si nutrono di uccelli e mammiferi, a eccezione di pangolini e pipistrelli. Beati loro! Sono dei parassiti obbligati, il che significa che non possono vivere se non su un'altra forma di vite. Vivono per riprodursi su chi li ospita e cambiano colore per mimetizzarsi sul nuovo pelo o piuma della loro nuova casa. Ma come si fa a prendersi i pidocchi? Beh, è pura fortuna o sfortuna. Di solito si spostano da un corpo che li ospita quando questo muore. Cercano un passaggio gratis da una mosca nei paraggi, le si aggrappano alle zampe e partono per la loro nuova patria.
Su quattro piccole isole dell'Indonesia vive una bestia potente, un residuo del periodo della megafauna. Ti presento il drago di Komodo. Questo animale raggiunge i 3 metri di lunghezza ed è un professionista nel tendere imboscate. Il suo metodo di caccia consiste nel trovare una preda e iniettarle del veleno, poi la lascia fuggire e la segue mentre questa lentamente si stanca, poi finalmente se ne nutre. È così che è riuscito a sopravvivere per milioni di anni. Stranamente, però, è scomparso dalle altre parti del mondo. Non ha sempre vissuto su queste isole, infatti. È qui solo da 4 milioni di anni. Originariamente, gli antenati del drago di Komodo provenivano dall'Asia e poi, 40 milioni di anni fa, sono migrati a sud verso l'Australia. Lì sono cresciuti fino a raggiungere le loro enormi dimensioni, grazie a una vasta gamma e varietà di cibo. Poi, circa 25 milioni di anni dopo, si verificò una collisione di masse continentali tra l'Australia e il sud-est asiatico. Si sono quindi diffusi ancora più lontano, arrivando fino a Timor Est. Quando le isole si sono separate, i draghi di Komodo hanno continuato a prosperare nelle loro nuove terre. Non erano in competizione con nessun altro animale, quindi hanno potuto mantenere le loro modalità di caccia. Purtroppo in Australia sono scomparsi tutti, a causa della concorrenza degli esseri umani. Ecco un'altra specie antica davvero intrigante, non solo per il suo aspetto. Ti presento i celacanti. Gli scienziati hanno trovato l'unica prova della loro esistenza in dei fossili, che ci hanno portati a credere che fossero scomparsi 410 milioni di anni fa. Quindi puoi immaginare che sorpresa quando nel 1938 ne sono stati avvistati degli esemplari che nuotavano bellamente lungo la costa orientale del Sudafrica. Un fossile che torna in vita. È stata una grande opportunità, non solo per comprendere più a fondo questa specie, ma anche per rispondere a molte domande su alcuni suoi parenti. I celacanti arrivano fino a 2 metri di lunghezza e possono vivere fino a 100 anni. Ma la cosa più insolita è che hanno 8 pinne. Sono i più antichi esemplari viventi conosciuti con le pinne lobate. Sono così antichi che sono più legati ad anfibi, rettili, uccelli e persino mammiferi piuttosto che ai pesci con pinne raggiate di cui siamo a conoscenza. Sono corazzati con robuste squame cosmoidi e hanno un cardine sulla mascella che gli permette un'ampia apertura buccale. Sono creature dall'aspetto davvero antico, ma si sono evolute in modo leggermente diverso dai loro antenati, anche se conservano ancora lo stesso aspetto. Un tempo vivevano in acque molto più basse e originariamente respiravano con i polmoni. Dopo l'era dei dinosauri, dovettero spostarsi in acque più profonde per nutrirsi e gradualmente i loro polmoni si sono trasformati in branchie. È stata questa nuova capacità ad assicurargli la sopravvivenza. Torniamo ancora più indietro, a 480 milioni di anni fa. Non ti verrebbe da pensare che esemplari di allora siano ancora tra noi. Eppure, il granchio a ferro di cavallo non solo è ancora su questo pianeta, ma è anche rimasto praticamente identico ai suoi antenati. Il suo corpo è interamente protetto da una spessa corazza con punte rivolte verso l'esterno. Ha 10 occhi sparsi su tutto il corpo. 2 gli servono per trovare i compagni, mentre gli altri 8 agiscono come recettori della luce. Ha anche una lunga coda, che gli conferisce un aspetto minaccioso. In realtà, però, gli serve solo per ribaltarsi nella posizione giusta se viene rovesciato. Le sue caratteristiche sono così performanti che gli hanno permesso di sopravvivere a qualsiasi cambiamento terrestre. Sembrano imparentati con le aragoste, ma in realtà sono più vicini a ragni e scorpioni che a granchi o crostacei. La loro alimentazione è a base di vongole, crostacei e vermi, che reperiscono facilmente lungo le coste degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. Si nutrono anche di alghe, il che gli ha permesso di sopravvivere anche quando erano a corto di prede per mutamenti terrestri. Con tutte queste caratteristiche favorevoli, chissà, potrebbe anche sopravvivere agli umani. Eccolo, per i prossimi 480 milioni di anni,